Qualche cenno di chimica fisica in modo tale da avere insieme un po' di vocabolario comune per quanto riguarda poi le esigenze relative alla descrizione dei processi di trasformazione allotropica in condizioni di equilibrio, quindi quando in pratica vedremo come ad esempio un acciaio può trasformarsi mediante lentissimi raffreddamenti o riscaldamenti, oppure trasformazione allotropica in condizioni di non equilibrio e quindi appunto in cui gli acciaio, le ghise o le leghe non ferrose appunto si trasformeranno durante reali trattamenti tecnici. Anzitutto definiamo, non vi spaventate, non è chimica, per cui dobbiamo smettere alcuni concetti, però appunto non approfondiremo eccessivamente. Per il sistema chimico appunto tutto è costituito da varie fasi. Le fasi sono regioni omogenee di un sistema caratterizzate da identiche variabili intensive, densità, concentrazione di elementi. Voi siete abituati forse a parlare di fasi gassose, fasi liquide, fasi solide. In realtà andremo a scoprire che ad esempio negli acciai la fase solida che voi avete visto forse al liceo, all'istituto, in realtà può essere costituita da differenti fasi, cioè microscopicamente quello che noi vediamo come un oggetto macroscopicamente omogeneo, in realtà microscopicamente può presentare anche notevoli variazioni, ad esempio della concentrazione di elementi chimici, oppure della struttura reticolare. Bene, quelle differenti zone con differenti composizioni chimiche, con differenti reticoli cristallini, sono differenti fasi. E parleremo di sistema eterogeneo nel caso di un sistema, ad esempio solido, costituito da due o più fasi, in cui l'attraversamento delle superfici che separano queste fasi comporta una variazione discontinua, notate qui l'aggettivo discontinuo, cioè improvvisa, repentina da un punto a un altro, di almeno una, ma normalmente sono più di una, vi assicuro, variabile intensiva, fra cui appunto possiamo ricordare la densità, la concentrazione di elementi. Quali sono le variabili non intensive? Quelle estensive, quelle sostanzialmente legate alla quantità di materia presente. Quanto ce n'è, per quanto ci riguarda, ci interessa relativamente all'interno dello studio dei sistemi eterogenei, ma ci interessa cosa c'è e che caratteristiche fisico-chimiche può esso avere. Se consideriamo una generica reazione chimica a, come del coefficiente segmentico con la lettera minuscola, e a grande l'elemento chimico maiuscolo, diciamo un insieme di reagenti in equilibrio con una serie di prodotti, qui in realtà l'attributo reagente prodotto è un po' artificiale perché abbiamo qui un simbolo abbastanza noto, insomma quello di equilibrio, quindi qui in realtà reagente e prodotto dipende molto da chi sta a sinistra e chi sta a destra, ma diciamo che in questa fase di equilibrio in effetti parlare di reagente o di prodotto è un po' artificiale, ma vediamo una generica reazione chimica prevede appunto un equilibrio, al limite una mancanza di equilibrio, fra una serie di elementi chimici che appunto possiamo denominare, battezzare come reagenti, e una serie di elementi chimici che possiamo denominare come prodotti. Tipicamente queste reazioni chimiche sono caratterizzate dalla presenza di un calore di reazione, sia esso emesso o assorbito. Sono pochissime le reazioni chimiche che non hanno calore di reazione, cioè non hanno produzione o assorbimento di calore. E potremo parlare di calore di reazione a pressione costante o a volume costante a seconda delle condizioni fisiche nelle quali facciamo svolgere il nostro processo chimico. Ricordiamo, per chi di voi ancora non avesse affrontato questo problema, vediamo il concetto di energia libera o Gibbs, normalmente denominato con G maiuscolo. È una funzione di stato. Che cosa vuol dire in termodinamica questo? Cioè dipende esclusivamente dallo stato in cui il sistema si trova e non da come a tale stato ci si arriva. Guardate che è un concetto non banale, è come voler dire che io arrivo da questo punto a questo punto qui o facendo l'intero giro dell'aula correndo o facendo solo questo passo. È chiaro che a livello così sperimentale per noi non è banale questo passaggio, perché è chiaro che se faccio una corsa, visto anche la pancia, arriverò col fiatone, se invece faccio solo un passo in realtà non ho fiatone, evidentemente. C'è una condizione perché questa funzione di stato rappresenta in realtà questo processo indipendentemente dal percorso svolto, è che il processo avvenga attraverso una serie infinita di stati di equilibrio, cioè io per fare questo percorso faccio un passetto e poi resto fermo, faccio un altro passetto molto piccolo e poi resto fermo di nuovo. Chiaramente quindi attraverso uno spostamento molto lento e molto lungo è difficile che arrivi col fiatone, magari avrò 40 anni di più, ma effettivamente il processo sarà appunto avvenuto in condizioni di totale reversibilità termodinamica. E a questo punto ne potremo rappresentare
il contenuto energetico del nostro sistema attraverso questa variabile, questa energia libera Gibbs, la cui espressione è data all'energia interna del sistema U più pressione per volume meno T per S, dove T è la temperatura in Kelvin ed S è l'entropia del nostro sistema. L'entropia, se vi ricordate, è una sorta di valutazione dello stato di disordine del nostro sistema. E in pratica questa energia libera ci rappresenta il livello energetico del nostro sistema chimico nella sua completezza. Come la utilizziamo? Noi non faremo grossi conti con questa energia libera, però possiamo dire una cosa, e cioè, se si considera una trasformazione da uno stato A a uno stato B, durante la quale il sistema può compiere solo un lavoro tipo PV, perché in realtà i lavori possono essere anche di altro tipo, ma qui noi ci specificheremo solamente su un lavoro di variazione di volume di pressione sostanzialmente, definiremo come delta G, il simbolo delta maiuscolo indica sempre una variazione, questo non so se avete visto già in altri corsi, lo sottolineo, delta G definito come l'energia libera del nostro sistema all'arrivo meno l'energia libera del nostro sistema all'inizio, vedremo che a seconda che la variazione dell'energia libera sia negativa, uguale a zero o positiva, noi avremo che la nostra trasformazione avrà differenti possibilità termodinamiche di avvenire realmente. E mi spiego meglio. Se il nostro sistema prevede una trasformazione da A a B, la cui variazione delta G è negativa, la variazione, la trasformazione potrà procedere spontaneamente e reversibilmente fino all'equilibrio. Cioè, termodinamicamente, il nostro sistema potrà evolvere. Cosa vuol dire questo fatto? Facciamo un esempio di maggiore concretezza. Questa bottiglia sul tavolo. Questa bottiglia sul tavolo, la mettiamo sul bordo, così casca, e ha una certa energia, in questo modo però non è un'energia libera, è un'energia potenziale, rispetto al pavimento di circa un metro, d'accordo? Il fatto che con un leggero impulso possa cadere, con una leggera variazione del suo stato possa cadere, vuol dire che questa bottiglia ha un'energia che può estrinsecare nella caduta, passando da uno stato energetico più alto a uno stato energetico più basso. D'accordo? È esattamente quello che ho scritto qui. Notate anche un dettaglio non trascurabile. Questa informazione ci dice solo, tornando all'esempio della bottiglia, che la bottiglia può cadere, ma non ci dice quando ciò avverrà né quanto velocemente ciò avverrà. Cioè non ci dà, traducendo in modo differente il concetto, non ci dà questa caratteristica termodinamica alcuna informazione cinetica. Una trasformazione chimica in cui la variazione di energia libera, cioè la variazione del contenuto energetico del nostro sistema, vada a diminuire, avrà appunto una reale possibilità di avvenire, ma non sappiamo se avverrà in un secondo, un'esplosione, in un mese, in un anno, in un decennio, in 100 anni. Noi abbiamo appunto nessuna informazione di tipo cinetico. Se la variazione di energia libera, la trasformazione da A a B è pari a zero, la trasformazione è all'equilibrio, cioè non procede. Attenzione, è un equilibrio chimico, non è l'equilibrio. Non procedere vuol dire che macroscopicamente non procede, ma per esempio all'interno di quella trasformazione che abbiamo visto prima, questo equilibrio chimico vorrà dire che tante moli dei, chiamiamoli reagenti, diventeranno prodotto come tante moli del prodotto diventeranno reagenti. Questo è l'equilibrio chimico. C'è un equilibrio, chiamiamolo fra virgolette, dinamico, cioè qualcosa avviene, ma macroscopicamente io non vedo nulla. Se torniamo all'esempio della bottiglia, sta bottiglia sul piano può fare ciò che gli pare. Sostanzialmente il suo contenuto energetico, lasciamo perdere che io sto spendendo energia per muoverla, lasciamo perdere che c'è anche un attrito, però sostanzialmente sul piano questa bottiglia ha il suo stesso contenuto energetico, a prescindere da quella muove. Infine, altro concetto relativo sempre all'energia libera, è il caso in cui la variazione nella trasformazione da A a B comprenda un incremento dell'energia libera e quindi il delta G sia maggiore di zero. Tornando al nostro discorso della bottiglia, è come pretendere la bottiglia da sola mi salga in testa. Vuol dire che il suo livello energetico sale da più un metro a più un metro 84. Evidentemente ciò è irrealizzabile, perché io non spenda del lavoro nel farlo. Quindi una trasformazione da A a B che prevede un delta G maggiore di zero è termodinamicamente impossibile. Questa è l'unica informazione anche cinetica, perché in realtà si dice che quella trasformazione non può avvenire, quindi chiaramente siamo certi anche in 1000 anni non avrà luogo, d'accordo? Perché termodinamicamente io posso aspettare 1000 anni con la bottiglia, posso anche concentrare molto, non salirà mai sulla mia testa.
quindi chiaramente è una trasformazione che non può realmente avvenire. Perché prima vi ho citato il calore di reazione? Perché facendo una serie di approssimazioni all'interno della definizione di energia interna e ipotizzando di avere a che fare con sostanze allo stato condensato, che praticamente per gli scopi del nostro corso di metallurgia è praticamente ciò che avviene quasi sempre, e ipotizzando di stare a temperatura non eccessiva, questo termine qui praticamente diventa nullo, T delta S diventa nullo. Perché? Perché le variazioni di entropia per fasi condensate è praticamente trascurabile, perché tra una fase solida e una fase solida la variazione di entropia è praticamente trascurabile. Vediamo che la variazione di energia libera può essere assimilata al calore di reazione a pressione costante. In pratica, questa grandezza un po' così, un po' vaga, di difficile definizione, sotto certe condizioni sperimentali, può essere quantificata guardando quanto calore esce fuori o quanto calore viene assorbito dalla mia trasformazione. D'accordo? Attenzione, quindi misurare se una reazione è esotermica o endotermica, e quanto è esotermica e quanto è endotermica, può essere una valutazione della sua del suo reale evento e della sua reale possibilità che possa avvenire, ma attenzione, a condizione che certe condizioni termodinamiche siano realizzate, altrimenti sì, è una misura importante, ma non è l'unica misura atta a quantificare poi non il T delta S o il delta U, ma l'intero delta G, perché ricordatevi che la misura reale della possibilità termodinamica che un processo chimico possa avvenire è legata al delta G. Questo del QP è sostanzialmente un'approssimazione ottima in molti casi funziona, quindi sapere se una reazione è esotermica o endotermica è assolutamente molto utile, ma sotto certe condizioni fisico-chimiche ben precise, altrimenti diventa solo un'informazione delle tante. Nel caso dei sistemi eterogenei dovremo considerare tre leggi, tre principi, chiamateli un po' come vi pare. Il primo fra tutti è la cosiddetta legge di ripartizione, che poi sfrutteremo per esempio nel caso delle trasformazioni relative al processo di produzione di acciaio e ghise. La legge di ripartizione ci dice questo, e cioè si consideri un sistema eterogeneo formato da due fasi. Attenzione, questo in realtà è un limite, diciamo, solo didattico, nel senso che io vi sto raccontando una legge di ripartizione semplificata. La legge di ripartizione funziona anche se le fasi sono più di due, tre, quattro, cinque, è solo più complicato da raccontare. Però comunque, per quanto riguarda in questo momento, si considera un sistema eterogeneo formato da due fasi, per esempio due fasi liquide immiscibili, che so, acqua e olio, d'accordo? Si ipotizzi che il componente X, per esempio vediamo qua carbonio, del carbonio sia presente in quantità tale che all'equilibrio nei due liquidi, nel caso che stiamo facendo, raggiunga le concentrazioni all'equilibrio C con 1 e C con 2. Terza ipotesi, anche questa come la prima non è perfettamente stringente, cioè la ripartizione funziona anche se questa ipotesi cade, ma in realtà diventa differente la scrittura matematica, però diciamo che facciamola valere per poter scrivere in modo semplificato questa legge dell'equilibrio di ripartizione, legge di Nernst. Il componente X, vi ripeto per esempio il carbonio, conserva nelle due fasi lo stesso peso molecolare. È possibile scrivere questa legge di ripartizione o legge di Nernst come C con 1 fratto C con 2 pari a una costante, cioè all'equilibrio un elemento chimico contenuto all'interno dei due liquidi messi perfettamente in contatto tra di loro ha un rapporto delle concentrazioni che risulta essere una costante. Attenzione, una costante dipendente dalla temperatura, fra l'altro, che è un dettaglio che a livello impiantistico può essere molto utile. Vediamo un esempio. Abbiamo due liquidi, il liquido verde e il liquido giallo, in cui nel liquido giallo abbiamo una concentrazione iniziale, per esempio l'elemento carbonio, pari a 0,3, e una concentrazione iniziale del carbonio nel liquido verde pari a 0. Se io li mescolo molto intimamente, un frullino che viene ficcato dentro, due liquidi immiscibili rimangono separati fisicamente tra di loro, ma io aumento artificiosamente la superficie di scambio, perché voi capite bene che qui la superficie di scambio è solo il contatto fra, per esempio, l'olio e l'acqua. Frullando questo sistema io creo bollicine di olio in acqua e di acqua in olio, quindi la superficie di interscambio aumenta, consento al sistema di arrivare all'equilibrio molto più rapidamente, è un artificio cinetico, d'accordo? Dopodiché permetto al sistema di decantare, bene, grazie all'equilibrio
io avrò che la concentrazione del carbonio nel mio sistema, ipotizzando un rapporto costante pari a 14 di C1 fratto C2, diventerà da 0 a 0,28 e il carbonio contenuto nel sistema giallo, liquido giallo 0,3 diventerà 0,02. In pratica il liquido verde strappa dal liquido giallo una quantità di carbonio legata appunto a questa costante della legge di ripartizione. In pratica questa legge è alla base di qualsiasi processo nel quale io voglio togliere dal sistema un elemento, uno o più elementi chimici. Capite bene? È una legge fondamentale. Altra legge o teorema di Gibbs o regola delle fasi è quella che ci consente di quantificare il numero di parametri che io posso modificare in un sistema fisico-chimico senza che il sistema cambi nella sua, diciamo, consistenza macroscopica, ad esempio il numero di fasi presenti. Consideriamo un sistema fisico-chimico. Vediamo che in questo sistema fisico-chimico le grandezze che per noi sono indispensabili come appunto grandezze per caratterizzare il sistema sono che cosa? Sicuramente il numero dei componenti indipendenti, il numero dei fattori fisici e il numero delle fasi presenti. I componenti indipendenti sono i componenti chimici. Quanti componenti chimici ho? E quello sarà appunto il numero C con I. Il numero dei fattori fisici, tipicamente, nella maggior parte dei sistemi fisici, diciamo di usuale importanza, il numero dei fattori fisici è 2, temperatura e pressione. Però vi posso aggiungere che per quanto riguarda il nostro corso, visto che avremo a che fare quasi sempre con sistemi condensati, perché noi avremo a che fare sempre con fasi solide o al massimo con fasi liquide, il gas li accenneremo solo in un caso, ma non ci servirà avere a che fare con la conoscenza del teorema di Gibbs per quel caso. In pratica, voi sapete bene che un sistema condensato, sia esso liquido, ma ancora maggior ragione sia esso solido, la pressione non ha importanza, a meno che non si vada su pressioni elevatissime. Per cui diciamo che, essendo un parametro più o meno ininfluente, l'unico parametro fisico importante è la temperatura, e quindi per noi M sarà sempre pari a 1, sostanzialmente. Il numero delle fasi presenti è il numero delle fasi presenti nel sistema. La varianza, cioè il numero di fattori che io posso cambiare senza che cambi il nostro sistema a livello macroscopico, e so, se ho un sistema che so, liquido o solido, bene, il numero di fattori che posso cambiare dipenderà appunto da questa regola di Gibbs applicata volta per volta. Vedremo che sarà importante questa regola di Gibbs quando andremo a tracciare e a commentare, più che altro, quindi li tracceremo una volta per tutte solo per poter capire come si costruiscono, ma quando andremo a cercare di capire come commentare i diagrammi di fase. Quei diagrammi che, vi ripeto, ci permettono di raccontare le trasformazioni allotropiche durante un processo di raffreddamento o riscaldamento mediante lentissimi riscaldamenti o raffreddamenti. Vi ricordo, un diagramma di fase è sostanzialmente un diagramma termodinamico, forse li avete già visti in qualche lezione all'istituto o al liceo, ma sostanzialmente sono diagrammi in cui avete come parametro fisico la temperatura, normalmente le ordinate, e poi la composizione chimica della lega binaria o delle leghe ternarie, quaternarie, quelle che avete a che fare. Certo, più elementi chimici ci sono, più è difficile la rappresentazione grafica. Tipicamente quelli che vedrete sempre sono sempre diagrammi binari, cioè con due elementi chimici più la temperatura. Capite bene che in una lega binaria, se ho un componente al 30%, l'altro componente al 70%, perché il totale deve fare sempre 100%, sostanzialmente c'è sempre il complementare al 100%, è abbastanza ancora semplice rappresentare anche una lega ternaria, un'imparete a chimica applicata. Già la quaternaria diventa estremamente complicato, proprio graficamente rappresentato, insomma, a meno che non andare su un processo di parametrizzazione piuttosto spinta. Infine, fra i tre principi che dovremo considerare per poter affrontare i sistemi eterogenei, il principio di Le Chatelier, o quello che viene anche a volte denominato come principio di azione e reazione chimica, e cioè che ci dice? Che in un sistema chimico-fisico qualsiasi, cioè un sistema all'interno della quale i parametri chimici e i parametri fisici sono ugualmente importanti, questo significa un sistema chimico-fisico, in condizioni di equilibrio stabile, in pratica la bottiglia che si sta muovendo su un piano, perché se è una bottiglia che sta sul bordo e casca, questo principio non vale più, d'accordo? Si fa variare uno dei fattori di equilibrio, ne conseguirà una trasformazione in senso tale da opporsi alla variazione del fattore considerato, cioè si tenderà a spostare l'equilibrio in modo da annullare la variazione imposta. Facciamo un esempio su una reazione che vedremo abbastanza spesso più avanti, la reazione Baudouard.
La reazione Bouduard è 2CO in equilibrio con C più CO2. Come dobbiamo leggerla in maniera un po' meno chimica? Due moli di gas, CO, diventano una mole di solido, carbonio, la polvere, e una mole di CO2. Se noi ad esempio a temperatura costante, quindi leviamo di mezzo il problema del calore, questo per il momento trascuriamo, aumentiamo la pressione, noi che facciamo? Stiamo comprimendo sostanzialmente. In pratica spingiamo il sistema a muoversi verso destra, perché se io aumento la pressione il mio sistema mi reagirà cercando di diminuirla, diminuendo il volume delle fasi presenti. Qui abbiamo due moli gassose che diventano una mole gassosa e una mole solida. Se aumento la pressione spingo verso una direzione di diminuzione della pressione. È chiaro che entro certi limiti si riesce a gestire, ma in pratica questa azione di reazione chimica implica che cosa? Che se io aumento questa pressione a temperatura costante, il mio sistema cercherà di ammortizzare l'evento diminuendo internamente la sua pressione e spostando la trasformazione verso destra. D'accordo? Non vi ripeto tutte queste cose che ho appena accennato, in realtà quando andremo ad applicarle risulteranno estremamente più chiare, quindi andremo sicuramente a divertirci molto di più. Ma prima di approfondire dei cambi di fase eccetera eccetera, io vorrei fare una sorta di azzeramento delle differenze anche culturali che ci sono fra coloro che hanno potuto fare lo studio tecnico e quelli che hanno fatto il liceo scientifico, il classico, che alcuni concetti basilari non li hanno assolutamente chiari. Ad esempio il problema del comportamento meccanico dei materiali non lo vedremo in modo approfondito, noi in realtà adesso vedremo alcune indicazioni così epidermiche per capire l'importanza della caratterizzazione del comportamento meccanico dei materiali metallici e non metallici, e poi dopo aver fatto alcuni concetti più approfonditi, dopo aver affrontato il discorso relativo ai reticoli cristallini e compagnia bella, approfondiremo le procedure di prova. Per quanto riguarda la comprensione dell'importanza della caratterizzazione del comportamento meccanico dei materiali, vi voglio ricordare il codice di Hammurabi. È un tizio, chiamiamolo tizio, insomma era un re piuttosto potente del 2250 a.C., che scrisse questa cosa molto simpatica. Se un costruttore edifica una casa per un uomo senza che questa sia stabile, la casa che ha costruito crolla e causa la morte del proprietario della casa, che il costruttore sia messo a morte. Sembra la palissiana, ma oggigiorno è ben diverso la situazione, forse per fortuna. Se il crollo causa la morte di un figlio del proprietario, che sia messo a morte il figlio del costruttore. Se distrugge la proprietà dovrà ricostruirla, e dato che non ha costruito la casa in maniera stabile, la ricostruirà a sue proprie spese. Cioè, già nel 2250 a.C. si vede da questo codice di Hammurabi che era molto chiaro il problema della stabilità delle case, insomma della resistenza meccanica di manufatti, fossero essi edili o fossero essi meccanici, e sulla responsabilità pesante che ha il progettista e il costruttore, evidentemente. Voi, quanto possibili progettisti e nel futuro esercenti di sistemi meccanici più o meno complessi, dovete sapere che nel caso di incidenti, di eventi catastrofici, gergalmente il primo che becca siete voi. Quindi il primo che passa i guai è l'ingegnere che ha o progettato o sta esercendo il sistema che ha portato a rotture, incidenti anche mortali. Nel campo meccanico vi faccio vedere qualche piccolo esempio simpatico: un ponte che crolla, quasi spiegabilmente. Un aereo, questo forse no, voi non ricorderete, questa è una bella immagine, è un aereo che mentre era in volo fra le Hawaii e Los Angeles si è perso un pezzo di carlinga. Perché si è perso un pezzo di carlinga? In realtà si è perso un pezzo di carlinga piuttosto vasto, il pilota è riuscito ad atterrare, non si sa bene come tra l'altro, ma si è perso anche un hostess da 10.000 metri, insomma, quindi non l'hanno più ritrovata letteralmente. Cosa avvenne in quel caso? In quel caso avvenne una cosa molto antipatica, cioè tutti gli aerei sono sostanzialmente soggetti a danneggiamento. Chi di voi ha fatto un viaggio in aereo avrà visto forti vibrazioni, e come vedrete nel mio corso più avanti, vibrazioni molto forti sono, non vorrei utilizzare termini troppo tecnici per il momento perché li utilizzeremo più avanti, ma possono far nascere delle rotture non istantanee, delle rotture che diciamo evolvono nel tempo. Bene, questa evoluzione delle rotture nel tempo legata a sollecitazioni che adesso chiamiamo più avanti di fatica, in realtà sono sollecitazioni che possono essere in qualche modo quantificate, controllate e gestite. La cosa importante è che sono gestite. Cioè sul vostro aereo molto spesso c'è già una rottura in atto, rottura fra l'altro anche nota, ma di cui si conosce la legge di evoluzione.
Nel caso dell'aereo in questione, se non ricordo male, era proprio della Qantas, se non ricordo male, comunque un aereo che appunto nella tratta Los Angeles-Hawaii perse un pezzo di carlinga, cosa avvenne? La legge evolutiva utilizzata per caratterizzare il processo di danneggiamento graduale del pezzo nel tempo non prevedeva un dettaglio non trascurabile, cioè il fatto che sia Los Angeles che le Hawaii, e quindi la tratta usuale di questo aereo, sono entrambi, chiamiamolo, sul mare. Quindi entrambe sono, quando sono a terra, a zone con una forte presenza di cloro, come vedete, ambiente marino, un ambiente che presenta anche del cloro nebulizzato, e che comporta un'accelerazione improvvisa di processi di danneggiamento. E quindi in realtà loro utilizzarono una legge evolutiva sbagliata rispetto alle condizioni di reale utilizzo o di reale, chiamiamolo, parcheggio dello stesso aereo. Un altro evento abbastanza simpatico è questo. Questo che vedete non è un effetto speciale, è un ponte sospeso, qualcuno di voi l'ha già visto, Oak Ridge si chiama, è un ponte che a causa, non siete benissimo, peccato, sulle dispensa vedete molto meglio, a causa di questa zona qui, cioè il ponte fu strutturato male, notate questo movimento impressionante, ovviamente è venuto giù, semplicemente andò in risonanza con dei colpi di vento, non c'era carico, e praticamente crollò miseramente in modo abbastanza così antipatico, insomma, e morì la cagnetta, c'era una cagnetta di una macchina lasciata dentro, la cagnetta poverina è venuta giù con il ponte perché il proprietario non se la sentiva fisicamente di affrontare questo ponte che usciva di parecchi metri, d'accordo? Quindi con un vento non era fortissimo, ma era strutturalmente progettato male, cioè questa parte qui che infatti adesso sui ponti sospesi manca, questa parte qui si pensa che rendesse più rigido il sistema, in realtà lo indeboliva perché prestava il fianco a delle risonanze molto pesanti, insomma, quindi abbastanza simpatico. Il problema della caratterizzazione meccanica dei materiali in realtà è stato affrontato da sempre, si è sempre tentato di capire come si comportassero i materiali non metallici o metallici, sin dalle piramidi c'erano dei tentativi per capire come sfruttare al meglio la resistenza meccanica delle pietre e compagnia bella. Il buon Leonardo tentò di capire perché, come funzionasse il comportamento meccanico dei materiali, per esempio metallici. Il buon Leonardo da Vinci fece delle prove di trazione su provini di sezione via via crescente, aveva già capito che sostanzialmente poteva esserci un valore di rottura che fosse in qualche modo indipendente dalla dimensione del pezzo, cioè che si potesse tirare fuori un valore di rottura, chiamiamolo unitario, per unità di superficie. In realtà lui aumentava la dimensione di questi provini e il pezzo si rompeva per carichi sempre più bassi, e non ci capì nulla e lasciò perdere sostanzialmente. Qual era il problema? Che per le tecniche metallurgiche del periodo c'era l'impossibilità di produrre pezzi grossi privi di difetti o con difettologia molto ridotta, anzi più grossi erano i pezzi più difetti c'erano. Per questo motivo, più grosso era il pezzo e più basso era il carico a rottura del pezzo stesso. Questo era, purtroppo, Leonardo da Vinci non aveva gli strumenti per poter affrontare il problema. In generale, questo è il disegno, se non ricordo male, di Galileo Galilei, tanto per dirlo, insomma. In generale noi abbiamo un oggetto, tipicamente può essere un oggetto semplice, ad esempio questa sorta di cilindro con due teste da ferraggio, come appunto quando andremo a fare la penetrazione vedremo nel dettaglio, su cui possiamo applicare una forza di trazione, ad esempio. Queste condizioni geometriche un po' particolari, l'applicazione di un carico così particolare, ci permette di definire quello che viene denominato come carico unitario, che rappresenteremo solitamente con una sigma. La sigma è questo oggetto qui, definibile come rapporto fra la forza che agisce sulla unità di superficie, per unità di superficie S0, la superficie in questa zona a sezione costante. Questo cosa ci sta dicendo? Ci dice che se io applico questa forza F su queste teste da ferraggio remote, chiamiamole così, sulla sezione costante interna, su ogni singola piccola area, è come se agisse una piccola forza unitaria. E per questa particolare geometria, queste forze unitarie di grandezza sigma sono tutte uguali, una sorta di torta, immaginate una sorta di torta, dove ogni forza è un vettorino molto piccolo che agisce sulla singola unità di area. Se io applico questa forza, voi sapete già che se io tiro una cosa, questa cosa si tende ad allungare sostanzialmente. Questo allungamento, io sapere che la lunghezza da L0 da 15 cm diventa 16,
mi interessa relativamente, perché sì, vabbè, si è allungata di un centimetro, però questo valore come lo sfrutta a livello progettuale diventa scarsamente utile. È molto più utile utilizzare valori normalizzati e per esempio definire quella che viene definita appunto deformazione unitaria o epsilon, ovvero l'incremento di lunghezza del manufatto rispetto alla sua lunghezza iniziale, quindi definita come L lunghezza raggiunta sotto carico meno L0 lunghezza iniziale del mio sistema fratto L0. Attenzione che a volte potreste trovare questo stesso valore moltiplicato 100. Ovviamente questa non sarà più epsilon, ma diventerà un epsilon percentuale, il simbolo del percentuale, è una deformazione unitaria percentuale, quindi se qui era lo 0,2, il valore percentuale è il 20%, cioè il mio provino si è allungato del 20% rispetto al valore iniziale. Per carichi non troppo elevati, per molti materiali metallici, ma purtroppo non per tutti, abbiamo come primissima legge costitutiva, cioè una legge che ci correla la deformazione ottenuta con il carico applicato, la cosiddetta legge di Hooke, cioè per carichi non troppo elevati e per molti materiali metallici abbiamo una correlazione lineare fra la sollecitazione unitaria applicata e la deformazione unitaria mediante la legge che ci dice sigma uguale epsilon moltiplicato E maiuscolo, dove questo E maiuscolo è il cosiddetto modulo di Young. È una sorta di valutazione di quanto il nostro sistema resista rispetto alla sollecitazione. È chiaro che quanto più alto questo modulo di Young, che vuol dire? Che io grossi carichi corrisponderanno con piccolissime deformazioni. Se io vado a parlare del modulo di Young, se io vado a parlare del modulo di Young in una semplicissima curva del tipo sigma epsilon, è chiaro che un modulo di Young basso vorrà dire una pendenza di questo tipo, una retta quella banalmente, un modulo di Young alto sarà questo. Vuol dire che cosa? Che a pari sollecitazione sigma 1 il modulo di Young elevato corrisponderà con una bassa deformazione rispetto a un modulo di Young basso che mi corrisponderà a una deformazione più elevata, d'accordo? Vi dico questo, è valido dentro certi limiti, perché questa legge costitutiva in realtà ha un campo di validità. Non è che il materiale, a meno che non sia un materiale estremamente fragile, che so il vetro o materiali molto particolari, ma in realtà dopo un certo carico succederà qualcos'altro che vedremo appunto nel corso del corso di metallurgia. Però per sollecitazioni non eccessivamente elevate abbiamo appunto la validità di questa relazione lineare, che ci dice una cosa interessante e che ci sottintende un'altra, e cioè questa sollecitazione sigma uguale per epsilon, questo andamento in realtà, che so, io applico un carico, arrivo qui, bene, se io questo carico lo diminuisco, che succede? Il carico ritornerà lungo la stessa curva a zero, cioè la legge sigma uguale per epsilon mi indica un andamento, una correlazione fra le sollecitazioni e la deformazione, che prevede anche una perfetta reversibilità della deformazione ottenuta a valle della sollecitazione in campo che chiameremo elastico. Questo in realtà non è esattamente corretto, perché questo diciamo che è corretto macroscopicamente per una, due, tre sollecitazioni, però se le sollecitazioni che applichiamo sono 1 milione, 2 milioni, 100 milioni, anche sollecitazioni in campo elastico comportano una trasformazione microscopica irreversibile, porta a una rottura del pezzo. Io per anni ho fatto un esempio in un'altra aula in cui dicevo sempre quella benedetta maniglia che vedete lì, a forza di aprirla e chiuderla prima o poi si romperà anche se nessuno ci ha saltato sopra. Un anno arrivai e la maniglia era rotta, mi diede molta soddisfazione, che proprio quella maniglia che utilizzavo per alcuni anni per l'esempio appunto era andata a rottura. Aprire e chiudere, cioè una sollecitazione di progetto della maniglia assolutamente congrua, non credo nessuno studente sia saltato sopra la maniglia, che insomma diventa anche abbastanza imbarazzante, ma la continuo utilizzo porta il pezzo a rompere anche se sollecitato in campo elastico, in cui è valida la legge di Hooke,
anche se con sollecitazione in campo totalmente reversibile. In napoletano è dalle e dalle si rompe anche l'omidalle. Questo proverbio napoletano, anche abbastanza simpatico, non fa altro che tradurre in volgare un appunto un'influenza della ripetizione delle sollecitazioni anche in campo elastico, con appunto rotture che, come vedremo, sono apparentemente insospettabili. Domande? Un consiglio, vi consiglio di fare le domande, perché sennò noi il corso lo finiamo fra 2 settimane, io sono contento ugualmente, poi non ci avete capito niente. Quindi, dato che io tendo poi ad aumentare anche la velocità di spiegazione, se sono tutte cose chiare, ben venga, se no manina, non vi inibite per la videocamera, perché tanto non vi si guarda, vi si sente al massimo la voce, ma non credo, perché sente solo me, è molto direzionale il microfono, quindi non dovreste avere grossissimi problemi, insomma. Domande? Vedete, chi non ha fatto l'istituto questi concetti non ce l'ha chiarissimi. Io ho fatto anch'io il liceo scientifico, quindi non li avevo assolutamente chiari quando li ho fatti poi all'università. Continuiamo. Come vi dicevo, la legge di Hooke è valida entro certi limiti. E qui vediamo un esempio. Questa è per esempio una curva tipica di trazione. Cioè, la legge di Hooke è valida solamente qui. Vedete? Oltre un certo valore del carico applicato, che potete avere indicato come sigma, ma a volte trovate come R maiuscolo anche il carico unitario, quindi questo è, diciamo, utilizzo in modo indifferente le due denominazioni, perché poi a seconda del testo trovate o sigma o R maiuscolo, mentre invece i carichi non unitari, ma i carichi in megapascal, li trovate quasi sempre indicati con F maiuscolo oppure con P, che può essere una sorta di peso sostanzialmente. Comunque, ecco, F o P vi indicano sempre il carico applicato, sigma o R vi indicano sempre il carico unitario applicato, che è unitario di superficie. Benissimo, vediamo che per carichi più elevati di un certo valore, che più avanti identificheremo con un valore denominato come snervamento, non abbiamo più la validità delle leggi di Hooke, non abbiamo più la reversibilità delle deformazioni, e vediamo che il nostro carico, il nostro rapporto tra carico e deformazione evolve secondo la curva rossa che vedete in figura, fino a che non si arriva a un certo valore per il quale addirittura il carico unitario decresce, poi quando faremo la prova di trazione vedremo nel dettaglio perché ciò avviene, e addirittura qua si ha una rottura all'interno del pezzo in una zona che vedremo essere determinabile con una certa difficoltà, cioè il pezzo si rompe, ma dove esattamente poi vedremo che determinarlo è abbastanza complicato. Vediamo che per quanto riguarda il modulo di Young, quel valore di E, quel valore di pendenza nella relazione tra sigma ed E in campo elastico, abbiamo una discreta indipendenza di tale valore dalla composizione chimica. Tipicamente, ad esempio, per gli acciai è intorno a 200-210 gigapascal, per le leghe d'alluminio siamo intorno ai 70-75 gigapascal, leghe di rame cambia ancora. Quindi diciamo che il valore del modulo di Young è abbastanza indipendente dalla composizione chimica, per range abbastanza, per intervalli abbastanza ampi di variazione della composizione chimica stessa. Mentre invece i valori di R con M, cioè il valore massimo del carico unitario toccato durante il processo di trazione, o il valore di R con S, cioè il valore dello snervamento, cioè quel valore del carico unitario oltre il quale la deformazione ottenuta non è più reversibile, questi valori non solo sono fortemente influenzati dalla composizione chimica, ma sono anche pesantissimamente influenzati dalla storia termica del materiale, dalla presenza di difetti. E quindi vediamo per esempio che per un acciaio di uso generale, tondino per calcestruzzo, 200 MPa possono essere un valore assolutamente congruo. 200 MPa, quanti chilogrammi su millimetro quadro sono? Domanda che faccio ogni anno e domanda che sbagliate sempre. Quelle sono... Quanti sono? Buttatela lì, siete allievi ingegneri, sono al primo anno però. 200 MPa, quanti chilogrammi su millimetro quadro sono? Guardate, l'operazione è molto semplice, forza, chiara le idee? 200 MPa, quanti chilogrammi su millimetro quadro sono? No, ridenti? 20, esattamente. Perché vi dovete ricordare che un chilogrammo sono sostanzialmente 9.08 9.806, scusate,
newton, sostanzialmente 10 è il rapporto fra newton e chilogrammi, quindi per passare da megapascal, che sono newton su millimetro quadro, a chilogrammi su millimetro quadro, dovete dividere il valore per 10 sostanzialmente. È un'ottima approssimazione, non vi permettete mai con ingegneri e allievi ingegneri di non approssimare 9.806 con 10. Per noi 9.806 è lo stesso numero che 10, quindi dividere per 10 è assolutamente congruo ed è esattamente corretto, perché appunto, fra l'altro, la dispersione statistica dei risultati che si ottengono per prove di trazione è talmente ampia che questo errore matematico che si fa è assolutamente ininfluente. Vediamo che, per esempio, passando nella cella di uso generale con un R con S, cioè questo valore qua di circa 200, 250, 300, 250 megapascal, possiamo arrivare a 1100, 1200 per gli acciai per molle. Non immaginate gli acciai per le molle delle vostre penne, immaginate le molle a bocolo per i treni, per esempio, sono molle un po' particolari dove è fondamentale che non si abbiano deformazioni plastiche per carichi applicati, abbastanza importanti, perché se la molla si deforma plasticamente riesce ad assorbire le sollecitazioni per un po' e poi si rompe, evidentemente. Voi avrete delle deformazioni assolutamente in campo elastico. Immaginate che ci sono degli acciai che andremo a conoscere nel tempo che riescono ad arrivare a valori di 1800-2000 megapascal, quindi valori assolutamente molto importanti. Le leghe d'alluminio, notate che hanno valori piuttosto bassini, però nonostante questo ci si fanno gli aerei con queste leghe d'alluminio. Perché? Perché hanno una caratteristica molto particolare, quella di avere una densità molto bassa, e quindi il carico, la capacità di sopportazione del carico per unità di peso di materiale emesso è buona, è accettabile. Se no, altrimenti bisognerebbe fare gli aerei in acciaio, in ghisa, da sferidale, che non è praticabile, perché altrimenti i motori richiesti per far decollare questi aerei sarebbero molto più pesanti rispetto ai motori attuali, il consumo sarebbe molto più spinto. Gli R con M si muovono in maniera abbastanza analoga, con incrementi anche abbastanza importanti. Per la curva di trazione abbiamo appunto il processo che vedete. Sbagliare su questi conti consiste poi nel perdere resistenza meccanica e l'omino cade, il ponte crolla. Chiaramente il ponte non crolla solo perché l'R con S è sbagliato, l'R con M è sbagliato, crolla per mille altri motivi, ma insomma errori su valutazioni relative al materiale, per esempio questa corda da utilizzare, sono fondamentali poi per evitare che si abbiano effetti abbastanza disastrosi. Al posto vostro, passeresti su quella trave? Domanda. Se sì, perché? Se no, perché? Al contrario, sì. Vi passo un bene. Allora, al contrario sì, è un problema anche quello del contrario. Lasciamo perdere il contrario. Così. Così mi metti in difficoltà. Non... Lasciamo perdere il contrario. Mettiamolo in questo modo qui. Al contrario sì, dipende, perché va in un effetto differente. Però diciamo, al contrario è meno critico di questo. C'ha perfettamente ragione. Non so quanto sia meno critico, questo è il problema. Comunque, in questa direzione qui. Di ferro, sì. Non è detto, no, anche questo non è detto. Allora, il problema, avete capito, c'è questo oggetto qui in mezzo, e lo mino giustamente, BC, questo è BC se conoscete, è perplesso, perché voi sapete già che qualunque discontinuità all'interno di un pezzo può portare a qualche cosa che voi per il momento credo non comprendiate ancora. Non so se avete visto, qua a Cassino l'ho notato abbastanza frequentemente, nelle vetrine dei negozi spesso c'è un criccone, proprio una rottura che avanza. Non so se avete fatto caso, ci sono delle vetrate molto belle, ma dove c'è qualcuno le monta male sostanzialmente, o comunque c'è una rottura che avanza, e se passate più volte questa rottura tende a essere sempre un po' più lunga. Lì ci sta assolutamente qualche montaggio sbagliato, e poi il ciclo di datazioni termiche eccetera eccetera fa il resto, e quindi quella cricca avanza. In realtà una qualsiasi discontinuità, magari a punta, come per esempio questa, o come per esempio questa, se appunto presenti un manufatto sollecitato, comporta che cosa? Ma vediamo subito. Per esempio prendiamo questo caso qui, che è scientificamente un po' più adatto. Secondo voi, se io applico una sollecitazione su un pezzo a questa discontinuità, le sigma che agiscono, come si distribuiscono? Avete idea? Se ridistribuisco in modo omogeneo sui due tronconi ancora, sui due legamenti ancora vivi? Se io per esempio avevo una sigma, allora qui c'ho una S con 0 di un metro quadro, d'accordo? E c'ho
100 kg applicati, la mia sigma sarà 100 kg diviso un metro, d'accordo? Se questa discontinuità è grossa mezzo metro, la mia sigma, che rimane sulle due parti ancora collegate, rimane omogenea e sempre pari a questo punto a 100 meno diviso 0,5? No, qualcuno faceva no con la testa, perché in realtà la presenza di una discontinuità, e vi ripeto, di questo lo approfondiremo per quanto riguarda il comportamento materiale con noi, e poi a costruzione di macchine lo approfondirete pesantemente dal punto di vista analitico, quindi qui stiamo solo ancora introducendo solamente una serie di concetti, un po' una sorta di azzeramento per chi queste cose non le ha fatte all'istituto o al liceo, ma sostanzialmente la presenza di una discontinuità, specialmente se è una discontinuità molto sottile, comporta non solo una redistribuzione delle sollecitazioni dovuta al fatto che la sezione resistente qua non è più tutto quanto il pezzo, ma è tutto il pezzo meno la discontinuità, meno questo buco, questa sorta di lenticchia trasversale, ma in più la presenza di una morfologia così aguzza consegue un incremento delle sollecitazioni proprio sull'apice, cioè all'apice di questa discontinuità o di questa, io posso avere non più la sigma, anzi non posso avere, ma ho non più la sigma che sarebbe data dal rapporto tra la F e la sezione residua, ma una sigma molto più incrementata per una redistribuzione delle sollecitazioni proprio conseguente a questa discontinuità oppure a questa. In pratica, anche nell'ipotesi che l'omino pesasse meno del carico che può sopportare questa trave divisa la sezione residua, questa sezione si romperà lo stesso, perché c'è una critica aguzza che mi incrementa le sollecitazioni e l'omino cascherà sicuramente. Vi do qualche esempio. Quello che vi ho appena raccontato è in qualche modo una piccola introduzione alla cosiddetta meccanica della frattura. Meccanica della frattura che prevede poi una caratterizzazione del materiale non certamente, chiamiamola ortodossa, considerate la meccanica della frattura nasce con alcuni articoli nel 1910-20, diventa importante dopo la seconda guerra mondiale, quindi in qualche modo è una scienza assolutamente nuova. Considerate che la bomba atomica è stata fatta prima degli approfondimenti legati a quello che stiamo per raccontare, per cui capite bene che si tratta di una scienza apparentemente antica, che ho fatto vedere prima di Galileo Galilei, ma in realtà assolutamente nuova. Vediamo alcuni esempi abbastanza evidenti di cricche evolute in maniera anche spettacolare. Nave Liberty parcheggiata in rada. Cosa erano queste navi Liberty? Durante la Seconda Guerra Mondiale c'era l'esigenza da parte degli alleati di trasportare uomini e mezzi dagli Stati Uniti all'Inghilterra per poter procedere all'invasione dell'Europa. La quantità di materiale richiesto era enorme e chiaramente gli U-boat tedeschi facevano il loro meglio per affondarle il più possibile. Quindi l'esigenza della marina militare statunitense era quella di produrre navi da trasporto molto pesanti, molto grosse e molto numerose. La marina militare arrivò a ottimizzare un processo di produzione dove una nave da 20.000 tonnellate, quella che vedete qua in figura, una bella bestia effettivamente, veniva assemblata in 3 giorni e mezzo. Capite bene, voleva dire una sorta di processo di produzione in serie, modello appunto Ford, sostanzialmente molto spinto, un uso estremamente spinto della saldatura. La saldatura non è un processo, voi pensate che sia estremamente normale saldare, è assolutamente nuovo quel processo. Se andate a vedere la Torre Eiffel è una torre tirata su verso la seconda metà dell'Ottocento, è chiodata sostanzialmente, per cui non è assolutamente un processo antico di giunzione meccanica. E in realtà l'uso estesissimo della saldatura nelle navi Liberty e la mancata conoscenza di quelli che poi vedremo più avanti nel corso, i problemi appunto relativi alla metallurgia della saldatura, comportava in alcuni casi, specialmente nel caso in cui la temperatura del mare era abbastanza bassa, rotture addirittura in rada, cioè la nave parcheggiata in porto si spezzava in due, affondava in pochissimi minuti, o come in questo caso c'era un basso fondale, rimaneva in questa posizione anche abbastanza divertente. Perché vi dico a temperatura abbastanza bassa? Quindi vediamo altri due esempi, guardate qua, cioè proprio spezzate in due letteralmente, fra l'altro in rada, quindi non è che dite, sai, in mezzo alla tempesta la nave può cedere.
Questo perché? Perché in realtà il materiale, e qui vediamo una rappresentazione di una prova che poi vedremo più avanti, chiamarsi prova Charpy, ma i dettagli li vedremo più avanti. Noi vediamo che l'energia che il materiale può assorbire dipende dalla temperatura della prova. Per temperature un po' più alte l'energia che può assorbire è molto alta, per temperature più basse è molto bassa. Quando è bassa l'energia assorbita, il pezzo si rompe in modo fragile. Se voi rompete un vetro, il vetro assorbe pochissima energia. Che vuol dire questo? Che io vado con molta pazienza, posso ricostruire il vetro mettendo pezzettino pezzettino, perché non c'è stata nessuna deformazione macroscopica. Se voi avete visto le nuove macchine che vengono prodotte negli ultimi decenni in realtà, e le confrontate con le macchine anni 50, la macchina anni 50, se faceva un frontale, restava praticamente immutata e il guidatore veniva proiettato all'esterno e moriva perché si schiantava direttamente verso l'esterno. Le macchine attuali invece hanno quella che si chiama cellula di sicurezza e si accartocciano intorno al guidatore, cioè assorbono l'energia dell'urto nel loro accartocciamento. Dopo l'incidente la macchina l'ha buttata, ma solitamente state messi sicuramente molto meglio rispetto a chi ha fatto il frontale con la macchina anni 50. Quindi l'assorbimento dell'energia è un valore aggiunto importante anche a livello di sicurezza, e chiaramente un sistema che lavora in queste condizioni è un sistema assolutamente poco sicuro. Bene, nel caso delle navi Liberty, una serie di motivi legati ai processi di saldatura, una serie di motivi legati alla temperatura dell'evento, comportava rotture di tipo fragile catastrofiche abbastanza evidenti. Quello che vedete qua, invece in quest'altra fotografia, è un aereo chiamato Comet, e il Comet era il primo aereo a reazione di uso civile, anni 60, produzione inglese se non ricordo male, simpatico perché le sono esplosi in aria 3 in Italia. Al terzo, li hanno messi tutti a terra, fatto, che succede? E addirittura in questo caso hanno preso un intero aereo, crearono una sorta di piscina, vedete qua, e fecero proprio delle simulazioni di pressurizzazione e depressurizzazione per capire cosa succedeva. E scoprirono una cosa abbastanza simpatica: i problemi erano diversi in realtà in questo aereo, perché chiaramente era un aereo che partiva da concetti progettuali, diciamo, abbastanza simili ai concetti progettuali degli aerei a elica, ma con motori a reazione, quindi con problemi di sollecitazione molto più spinti, con problemi di vibrazione molto più spinti. Il problema principale che fu osservato era il seguente. Qui ovviamente sto schematizzando, ma gli hublot erano sostanzialmente fatti così. E casualmente, chiaramente, partivano cricche fatte così durante i cicli di pressurizzazione e depressurizzazione ed esplodeva in volo. Da quel momento gli hublot hanno avuto gli spigoli più addolciti, evidentemente. Non si sono azzerati i problemi, ma sono diminuiti fortissimamente, evidentemente. Quindi capite bene che la scelta del materiale per le temperature di prova, oppure la scelta dei parametri progettuali, della forma dell'oggetto, può fortemente inficiare ed influenzare tutta una serie di comportamenti che possono poi, in maniera anche abbastanza inaspettata, diventare assolutamente catastrofici.